Il ciclismo come un'occasione per riflettere su una serie di questioni, quelle che lei ricordava, ma in particolare per riflettere nel rapporto tra la città di Arezzo, lo sport, lo sport che non è solo il ciclismo, ma è in questo caso primariamente il ciclismo, e sui valori dello sport. Per noi questo è un evento che inizia da molto tempo e non finisce il 14 maggio. Una splendida iniziativa che vede appunto la collaborazione del CONI, del Comune, della Provincia, dell'Ufficio Scolastico Provinciale per la Scuola e che noi abbiamo accolto con entusiasmo perché permetterà a questi ragazzi di non solo avvicinarsi al Giro d'Italia con maggiore enfasi, in quanto essendo anche loro protagonisti di questo concorso, riusciranno anche a studiarlo un po' di più, no? E quindi a conoscere anche quelli che sono stati nel passato i protagonisti di altri Giri d'Italia o di altre diciamo gare ciclistiche. Nello stesso tempo potranno cimentarsi con degli elaborati grafici oppure con degli scritti, no? Che potranno poi essere visti da tutta la cittadinanza perché verranno esposti proprio qui nella sala del comune.